Giovanni Mancini ne ha di storie da raccontare. La più divertente è sicuramente la storia della sua vita, che da anni porta in scena tirandola fuori dal suo personalissimo cassetto. L'attore foggiano torna sul palcoscenico sabato 23 e domenica 24 aprile al Teatro Reggio di Capitanata, con lo spettacolo Il Tiretto della Memoria 2, spettacolo inserito nel cartellone 2015-2016 della compagnia Enarché. Il 23 aprile, in occasione della Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d'Autore, l'Associazione di Promozione Sociale Oltre Babele di Cerignola, insieme alle AGE Onlus, Associazione Genitori, Club UNESCO, Cinema Teatro Roma, l'Amministrazione Comunale di Cerignola, hanno deciso di collaborare per dar vita a una serie di eventi culturali destinati agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado e a semplici amanti dei libri. Obiettivo principale è quello di promuovere e stimolare la lettura anche nella città ufantina, mettendone in risalto l'importante valore formativo e celebrandola quale fonte di cultura, esperienza, fantasia, creatività. Il Teatro Mercadante offre un altro appuntamento di alto spessore artistico, sabato 23 aprile alle ore 21, con il concerto lirico del soprano svedese Jeanette Kohn, accompagnata dal pianista Rosario Mastroserio, direttore artistico del Mercadante. Un concerto raffinato ed elegante, in cui la vocalità nordica della cantante di Stoccolma si combinerà con l'arte pianistica più mediterranea del pianista. Per la prima volta al Teatro Comunale Umberto Giordano di Foggia, il 23 aprile, torna in scena finalmente Godot, lo spettacolo scritto da Leonardo Lo Savio, secondo classificato al Premio Nazionale alla Drammaturgia Oltreparola 2011. Si avvia alla conclusione l'intensa stagione del Piccolo Teatro di Foggia, che riserva per gli ultimi giorni di aprile due irresistibili spettacoli. Si inizia sabato 23 aprile e replica la domenica seguente alle ore 20:30 con il debutto dell'ultima produzione della compagnia Palcoscenico, intitolato U pittore, diavolo e l'acqua santa. Una nuova commedia scritta da Pasquale Mongello per la regia di Dino La Cecilia, che sarà in programma ogni sabato e domenica fino al prossimo 15 maggio.